corri. Pistoia! Mi hanno destinato a Pistoia! 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 Beato lui. Cinquantesimo. La Guaglia Antonio, Fuccaloggero, Punti 1, destinazione Piovarolo. Aiuto! Mi sento. Giovanotto, Giovanotto, c'è qualcosa che non va, sta male? Erano 3 anni, ti aspettavo. Emozione, il cuore. Vuole un po' d'acqua, un cordiale? No, grazie. Piuttosto, mi faccia la cortesia. Cerchi qui, le taschine del mio gilet. Già, c'è una catenina. Sì, grazie. In carrozza! E finalmente, per Antonio La Quaglia, si iniziava la prima tappa della sua carriera. Ingegnere, guardi un po'. Come mi sta? Come mi butta? Non dica niente, non dica niente, per carità. Lo so, ma veda, io il berretto l'ho preso un po' più alto, e sa perché? Le spiego. Con questa d'ordinanza, quando ci ho messo 3 righe, 4 righe al massimo, ma... non ci va nient'altro più. Viceversa, questo qui che è più alto, io ci posso arrivare a mettere fino a 8 righe più la greca. Le pare? Guardi un po'. Mi vede? Sul marciapiede, la stazione, eh? E io col fischietto? Pronto in coda? Via, macchinista, via! Nell'attesa, mettiamoci questo più modesto. Ingegnere, se mi permette, vado a chiudere la valigia. O meglio, il bagaglio press. Grazie. Proviamo, vediamo l'effetto. Meraviglioso, meraviglioso. In carrozza, si parte. Che bellezza. Dunque, ingegnere, noi partiamo dalla stazione centrale alle ore 9 precise, col diretto 427. Arriviamo a Piovarolo di sotto alle ore 16:24, al primo binario. Già, lei non conosce Piovarolo. L'aggiorno subito. Mi stia a sentire. Il nome Piovarolo deriva dal piovano Arnulfo che la fondò nel 1325 e non dal verbo piovere come qualcuno erroneamente potrebbe supporre. E si capisce che se a Piovarolo dovesse piovere, vuol dire che a chiasso dovrebbero far chiasso, a Lecco invece dovrebbero leccare. È chiaro. Mi stia a sentire. Piovarolo è un ridente, ameno, salubre paesotto arrampicato sulle prime pendici dell'Appennino. Il paese è lindo, pulito e provvisto di tutto quanto occorre per garantire al turista un comodo e un piacevole soggiorno. Sani divertimenti attendono il villeggiante che a Piovarolo troverà anche da soddisfare le sue esigenze culturali. Infatti, il paese e centro di attrattive storiche della massima importanza. L'ho sentito io, con le mie orecchie, il generale Garibaldi quando disse a Nino Bixio: caro Nino, qui si fa l'Italia o si muore. I piovarolesi hanno un carattere allegro, espansivo, cordiale. Facili poi le vie di comunicazione. Attraverso una bella strada carrozzabile si accede alla graziosa stazioncina. Onore e vanto di Piovarolo e centro di intenso movimento.
Alla stazione di Piovarolo, il turista di passaggio, in attesa di coincidenze, potrebbe anche all'occorrenza trascorrere una confortevole nottata. Visitate Piovarolo! Dirigente di questa graziosa stazione, onore e vanto di Piovarolo? Per l'appunto. Ebbene sì, lo ammetto. Maria, mia moglie. Piacere, signor. Permette, scusi. Maria, non piange, no? E lui, tra poco ce ne andiamo. Addio Piovarolo. Vai. Caricate tutto sul carrette, sbrigatevi, che forse facciamo in tempo a prendere l'ultima corriera. Permette? Prego. Giulio Innocenzi. Molto piacere. Permette? Antonio Laguaglia. Piacere. Fucca Loggero. Piacere. Piacere mio. No. Piacere mio. No, questa volta è tutto mio il piacere. Vuole così? Mi creda. Così sia. Sì, grazie. Prego. No. Ci mancherebbe altro. Ah già, lei è l'uscente, io sono l'entrante. Questo è l'ufficio. E sopra la casa. Come mai sei arrivato così tardi? Preso il 427. Ah. E quello non ha fermato qui a Piovarolo. Ho dovuto fare a ritroso la strada a piedi. Già. E il 427, già. La fermata è stata soppressa da ieri? Ma no. Sì. Così che il 427 non ferma più? No. Ma caro collega, vedrai. Io farò reclamo all'ufficio competente e il 427 si rifermerà. Se lo dico io. Riuscirai. Qui ferma solo un accelerato. Solo un accelerato. Già. Prego, siediti. Grazie. Poi, dimmi un po'. Sì? La biglietteria dov'è? Ah, la biglietteria? Già, è quella. Sì, ma non ha... Avverti Paolo, Sì. Paolo, è il collega dell'altra... Scusami un momento. Prego. Pronto? Boriglia. 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 Il paese... Prossimo. Sì. Pronto? Paolo! Ah, sono io! Ce l'ho fatta! Sì! Indovina chi è nell'ufficio! L'allodola! Ehi, ma che caccia! L'allodola! Lei si chiama... ti chiami l'allodola tu? Che allodola? Mi chiamo la Quaglia! Antonio La Quaglia! Scusami, confondevo! No, è La Quaglia, confondevo! Antonio La Quaglia! È il collega entrante, capito? Sì! Sì, capisco Paolo, lo so! Io famiglia, Paolo. No, abbastanza giovane. Per punizione? Non lo so, adesso glielo domando. Ti hanno mandato qui per punizione? No, ho vinto un concorso. Dice che ha vinto un concorso. Hai capito? Sì, ci ha vinto un po'. Vabbè, io ti saluto, Paolo. No, no, è tutto pronto, qui ce ne andiamo subito. Do le consegne e via. E va bene, vabbè. Ciao, grazie di tutto, scrivi, Ciao Paolo, ciao. E anche questo è fatto. Ho dimenticato niente, no. E quell'affare lassù? No, la scacchiera dell'ufficio. Sai, per ammazzare il tempo. Sai giocare? A scacchi? Eh. Ma con chi giochi?
Col capostazione di Santo Spirito? E il capostazione di Santo Spirito viene qua a giocare con me? Ma no, gioca rimanendo a Santo Spirito, scusa. E come fa? Ma è semplice, col telegrafo. E di qui ci sono le lettere, qua i numeri, no? Sì. Oh, vuoi muovere il cavallo? Sì. C2, tac, D4. Trasmetti? Subito. È facile, come la battaglia navale. Ho capito, è strano, eh? Adesso ti siedi, caro collega, eh? E firmi. Così abbiamo fatto tutto, tac. Ecco qua. Oh, dimmi un po', di solito uno, dopo quanto tempo viene trasferito? Beh, un paio d'anni. Il tempo di farti due partite con quello di Santo Spirito. Al primo scatto, insomma. Sì. Hai 112 che passa. L'ultimo per me, la guardia. Quante ne passano al giorno? Una diecina. E di notte? Anche di più. Sì. Sì. Divertiti, collega. Arrivederci. Buon viaggio. Sì, l'ho con te. Veniva appunto a darmi benvenuto, capo. Oh, e dimmi un po', tu sei il casellante? La casellante. La casellante? Sì. Ma perché sei una donna, tu? Che domanda? Perché non si vede che sono donna? Ma, sarà. Oh, e senti una cosa, in questa stazione, a personale, stiamo scarsi, eh? Perché scarsi? Siamo in due, io e voi. E il manuale? Il manuale sono io. Ma scusa, tu non sei la casellante? Sì, signore, sono la casellante, la manuale, la guardasala e accudisco anche i capi stazioni celibe. Tu sei celibe? Io sì. E io ti accudisco. Insomma, sei una specie di perpetua. Ma che perpetua? Il mio nome è Beppa e sono signorina. Lo credo bene. Beh, arrivederci. Arrivederci. E così il nuovo capostazione di terza classe Antonio La Quaglia prese servizio e prese anche una decisione. Via. Via il più presto possibile da quella stazione tanto diversa da quella dei suoi sogni. Malgrado tutto, volle tentare qualche miglioria, qualche abbellimento. La carica di capostazione gli aprì le porte del circolo ricreativo, l'unico luogo di svago del paese. L'ho sentito io, con le mie orecchie, il generale Garibaldi. Disse a Nino Bixio: caro Nino, qui si fa l'Italia o si muore. Con l'avvento dell'elettrificazione i treni parvero fuggire ancora più veloci da Piovarolo e La Quaglia perse anche le ultime briciole di entusiasmo. Che sugo c'era con le due povere corse giornaliere di quello scalcinato accelerato e da cui oltretutto non scendeva mai nessuno. Così aveva preso l'abitudine di fischiare prima che fermassero completamente le ruote. Signora. Creanzato! Scusi. Lei non sa chi sono io. Abbia pazienza. Sono la nuova maestra. Scusi tanto, signora maestra. Prima di fischiare, guardi chi scende dal treno. Ha ragione. Scusi. Le farò un rapporto, tutta le sporca. Insegnerò a vivere. Tutta sporca. E Giovanni! Lo facevo per lei. No! La bandiera, sì. Tenga. Grazie. No! Egli fece veramente rapporto. E oltretutto Antonio La Quaglia l'avrebbe rivista tutti i giorni alla stazione, perché la maestra insegnava a Piovarolo, ma abitava in una frazione vicina. Quell'oca della maestra cade e gli fa rapporto. E mi arriva subito il cicchettone. Oh, ma dico, gli è possibile che una stupidina cade la colpa della capostazione? È quello che dico io. Il capostazione è il responsabile. Responsabile un corno? Allora sarebbe carino. Tutte le stupidine che cadono, la colpa dei capostazioni. Ma provi nella mia stazione, dove capitare. Provi nella mia stazione, dove capitare, la quale non è nemmeno una stazione e non è nemmeno un passaggio a livello, perché qui siamo al di sotto del livello del mare. È quello che dico io. Ma io non sono il tipo di starmela così. Io sono un osso duro. Io sono un brutto osso. Ho vinto un concorso, modestamente. Sono uscito l'ultimo. E che vuol dire? Gli ultimi saranno i primi. Dico bene? Volerò mari e Montecitorio. Ma da Piovarolo me ne vado, non ci resto. Quello che ho detto io. E lo dico anch'io. Al burro? Sì.
Sta arrivando in direttissimo. Lo sento, ma verrà il giorno che questo accidente di 427 dovrà fermare. Vieni, fammi una cortesia, vai tu. Dai la via libera. Io? E tu. Senti, quello corre, tu rassomigli a mio zio, non se ne accorge nessuno, vai. Insistere in tutte le maniere per accelerare lo scatto e quindi il trasferimento. Ma ecco che accadde un fatto straordinario per Piovarolo. Un giorno, inaspettatamente, saltò fuori il sole. La vecchia meridiana poté rifunzionare fra l'emozione dei cittadini. E si riparlò della frana del 906, causata appunto dall'improvviso seccarsi della terra al sole. Ma la conseguenza che ci interessa più da vicino fu la negativa reazione delle decrepite ossa di Ernesto, il trombettiere di Garibaldi. Cacciato fuori l'umido troppo all'improvviso, smossero antichi dolori borbonici e storici catarri. Si da togliere ogni speranza alla scienza medica prontamente accorsa. La notizia uscì dal confine di Piovarolo e si sparse attraverso le gazzette. Forse in relazione a ciò, alcuni giorni dopo una misteriosa automobile sostava presso la casa di Ernesto. Veniva addirittura dalla capitale. Fuori! Fuori! Ditegli che è un cocciuto e che non ha nessuna sensibilità politica. Ecco. Uffa! Adesso il partito mi accuserà di aver fatto fallire una mossa propagandistica di vitale importanza. Se fossi lei, onorevole, notizierei l'esecutivo e chiederei istruzioni. Che figura! E non c'è altro da fare. Cerchiamo un telefono, su, e sbrighiamoci. Sette di spada. Invidia da parte di terzi. Invidia a me, di terzi. È scritto. Uno, due, tre, quattro di coppe. Vittoria oppure morte in battaglia. Morte in battaglia. È scritto. Ma io lo cancello. Poi Peppa, basta, smettiamoli, non credo a queste sciocchezze. Gioco non terminato, destino sdegnato. Uno, due, dama di spada, una donna. Una donna? È scritto. Bella, ma perfida, non ti ama. Per forza, è la maestra, è chiaro. Intrighi, fatture, malefici. Non c'è dubbio, è lei, la maestra. Quella ha intrigato per non farmi promuovere. Ha maledetto la mia carriera. Ma un giorno o l'altro le farò vedere chi è Antonio La Guaglia. Con La Guaglia non si scherza. Vedi, a me mi ci vorrebbe... Un personaggio influente. Si capisce, una spintarella, una raccomandazione. Ma chi? Re di coppe. Re di coppe, no, come fai dire? Un uomo importante entrerà nella tua vita. Avanti! Signori desiderano? Capitazione? Sono io, scusi tanto. Beppa, tu puoi andare, dica. Dobbiamo chiedergli il piacere. Se rientra nei termini del regolamento, ben volentieri. Dovremmo telefonare. Non rientra nei termini del regolamento. Ma vede... Articolo 101, paragrafo 16. Ma in caso di forza maggiore... E allora il paragrafo 17. Resta a me, funzionario, di vedere se il caso è di forza maggiore o di forza minore. Uffa, quante storie! Lei non sa chi sono io! Lo so chi è lei. È una che non telefona. Non si comprometta nel suo interesse. E questo lo facciamo radiare, eh? Questo lo roviniamo. E vuoi sapere chi sono io? Questo è il mio tesserino. Io sono l'onorevole Marcello Gorini, deputato al Parlamento. Uffa! Ma chieda lei la comunicazione. Che guarda quest'uomo? Re di coppe. Che dici? Ma sta a permettere che le baci la mente? Ma non mi baci, e chiami Roma piuttosto. Chi devo chiamare? Roma. Qui. Nel mio telefono. E che ci ne sarà? Roma nel mio telefono. Dove andò? Pronto? Signorina? Roma. Sì, Roma, Roma. Caso di forza maggiore. Sì? Chi devo... Sì, chi devo chiamare? Esecutivo Partito Socialista. Signorina! Esecutivo Partito Socialista. Sì. Mi chiama lei, va bene? Grazie.
Partito Socialista, eh? Gran bel partito. Fa. Onorevole, mi hanno detto che quelli del Partito Socialista si aiutano tra di loro come fratelli. Una specie di frati, va. Dica sciocchezze. Mi deve scusare, onorevole. Certo, io come uomo politico non valgo un figo secco. Però come capostazione... Ma lasci in pace, onorevole, altro per la testa, con la crisi che ci arruba. Cosa vuole da me quest'uomo? Onorevole, io qui a Pioverolo sono sprecato. Lei può tutto, mi faccia trasferire. Vedrà, le farò fare bella figura. Le raccomandazioni sono contrarie ai miei principi. Lo so, onorevole, ma il mio è un caso di forza maggiore, è un caso speciale, ecco. Onorevole, mi stia a sentire. Per le località servite dalla capodronca, quando la capodronca straordinaria parte dalla capodronca secondaria e non passa per la capodronca principale, bisogna dare l'annuncio alla capodronca principale e a tutte le altre capodronche della linea. Ma chi sono queste capodronche? Qui casca l'asino, è l'articolo più difficile del regolamento. Onorevole, non ci ha mai capito niente. Roma! Pronto! Signor Ministro, l'amico Corini mi ha tanto parlato di lei. Signor Ministro, sono in capostazione di Pioverolo. Mi faccio trasferire, non ne posso più. Pronto? Pronto, sì, sono io. Sì. Sì, niente, è un'interferenza sulla linea, un imbecille. Aiuto, signor Ministro, aiuto. Pronto, sì. Sì, sono io. Sì, riferirò a Ferruglio, ma dimmi piuttosto, la crisi. Hai la crisi stazionaria, eh? Crisi stazionaria come me? Ho la stazione in crisi. Chiamami Ferruglio. Pronto, Ferruglio? Sì, sono io. Ti dico qualche parola per me. Non c'è niente da fare, il vecchio non vuol cedere. Ma abbiamo tentato, non vuole accettare, abbiamo offerto. Ma scusa, Ferruglio. E va bene, io ritenterò. Va bene. Ciao, Ferruglio. Ciao! Bisogna ritentare col vecchio. Il vecchio testardo deve cedere. E come si fa? Sono ordini, bisogna obbedire. Andiamo. Onorevoli, insistiamo sulla chiave patriottica. Dov'è il municipio? Sopra. Al municipio. Onorevole! 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 Signor onorevole! E allora parla forte, perché non sento! Ernesto, vuol dirvi una cosa! Lo so, me l'ha già detta tante volte! Può chiedervi un favore in punto di morte che solo voi potete farglielo! Un favore? Da me? E che vuole? Non so altro, venite! Va bene! Sta per intraprendere l'ultimo viaggio. Forse per questo ha bisogno del capostazione. Erbacco, è già decesso. Finalmente. Ma tu non sei defunto allora? Avvicinati, e ti devo parlare. Sono tutto orecchie, di. Tutti dicono che io sto per morire. No, sono dicerie, cosa vuoi? E non credere che mi dispiaccia. Finalmente potrò vedere il mio generale Epixio. Quel caronino. Io sono tutto pronto. Sì. Guarda, questa è la mia divisa di Calatafimi. Qui c'è la tromba, c'ho tutto. Mi manca solamente il berretto. E questo cos'è? Se lo sono mangiati i topi, però mi hanno lasciato la visiera. Ho bisogno di trovarne uno subito, c'ho le ore contate. A Pioverolo? Ah. Vuoi trovare un berretto rosso? Ma non ci pensare nemmeno. Chi te lo dà? Che numero hai di testa? Niente, poco, pochissimo. Ho una testina piccolina così, quasi niente, insomma. Fammelo provare. Trompettiere, a me mi sa che tu vuoi sfruttare l'unica azione indegna di Garibaldi, cioè quella di aver copiato i berretti hai capostazione. Ma cosa è controversa? Dammi il berretto. Non insistere.
Non si rifiuta un favore ad un moribondo. Ah, ah, questo è un ricatto che tu mi fai. Adesso mi metti in imbarazzo. Non è onesto, non sta bene da parte tua. Come faccio? È il generale. Generale, ma non esageriamo. Cosa vuoi che gliene frega il generale? Forse non ti riconoscerà nemmeno. Eravate in mille, eravate. Almeno, tirami su le coperte. Questo te lo faccio volentieri. Quello che posso fare lo faccio. Ecco qua. Lasci il berretto. No. Guarda che facciamo l'opera, sai. Lasci il berretto. Fatemi passare. Fate largo. Non vedete che porto le insegne di Piovarolo? Lasci. Dammi il berretto. Cosa volete ancora? Fuori! Fuori! Cercavo di me, Orione. Ma sempre fra i piedi, lei! Uffa! In nome di Piovarolo, di cui porto le insegne, io ancora una volta le domando di aderire alla nostra richiesta. No! Ve l'ho già detto! Sarebbe una falsità! Ma cosa dici mai, caro amico? Stia tranquillo. Niente falsità. Tutto più una sfumatura. Noi le chiediamo soltanto che la frase risulti così. Caro Nino, qui si fa l'Italia socialista o si muore. Ma che differenza c'è? Ma poi potrebbe anche darsi che l'abbia detta questa frase e che lei non l'abbia sentita. Lei era in mezzo alla battaglia, ai cannoni, alle fucilate, niente più facile. Oppure potrebbe averla dimenticata, è passato tanto tempo. Onorevole, venga a morire. Sicuro? Mi metta alla prova. Subito? Subito. E dico, siamo d'accordo per tutto, eh? Naturalmente, caro amico, io cercherò di fare qualche cosetta per lei. È una parola, cercherò di fare qualche cosetta per lei. Ah, no, per Bacco. Io voglio una stazione capotronco, completa, con quattro binari e una penzilina. Caro amico, io non posso impegnarmi così su due piedi per il capotronco. E allora se non può, l'Italia rimane così, com'è? A proposito... Mancano 10 minuti al treno, bisogna che vada. Arrivederci, eh? Che io me ne vado, eh? No. Va bene, vada per il capotronco. Parola d'onore ed onorevole? Siamo d'accordo? In tutto e per tutto? Capotronco? Capotronco? Lasci fare a me. Certo che presentarsi davanti al generale senza il berretto in testa... Non è elegante. Lo vuoi? Lo vuoi il berrettino? Glielo diamo il berrettino a questo giovanotto? Lo vuoi? Ferma, eh? Ferma che ti calza. Eccolo qua. Che bello, eh? Peppa! Capo, il berretto! Il berretto? Ah già, il berretto sta bene dove sta. E ricordati, Beppa, che tu parli con il capo di una capotronco promosso e trasferito per meriti eccezionali con l'intervento del governo. Hai verificato tutto? Tutto a posto, capo. I freni sono a posto? A posto. E ora, Beppa? Capo? Verifica bene il freno della signorina, altrimenti ci fa rapporto. Subito, capo. Pronto in coda? Pronto? Via! Scusi, capo, dica. Noi avremmo bisogno di un'informazione. Dica pure. È vero che qui in paese abita un vecchio garibaldino che ha sentito con le proprie orecchie... Caro Nino, qui si fa l'Italia socialista o si muore? Come socialista, no? Una miglioria, un aggiornamento. Siamo rovinati. Perché? Siamo rovinati! Ci hanno preceduti, onorevole, ce l'hanno fatta. L'onorevole De Fassi qui presente è del Partito Popolare. E la frase di Garibaldi secondo noi è: caro Nino, qui si fa l'Italia popolare o si muore. Ah, è stato Gorini, qui dobbiamo telefonare subito a Roma. E come si fa adesso? Sono stato io. Poi... Lei? Questo mio testamento spirituale e ogni dichiarazione in esso contenuta, io avallo e sottoscrivo in piena facoltà di intendere e di volere. È tutto qui, una firmetta. Ecco qui, una firmetta. Prima voglio il berretto. Ecco il berrettino. Ecco qua.
dell'Italia socialista non sa da fare. Legga. Lo smascherata, imbroglione, venditore di fumo, ciarlatano, millantatore di capotronco. Sono loro che comandano. I popolari sono al potere, non voi. Siamo d'accordo per le due, capotronco, eh? Non le rimane che accettare la sconfitta, onorevole. Quanto a lei, signor Voltagabbana, si ricordi che parola di Marcello Gorini, lei marcirà tutta la vita a Piovarolo. L'abbiamo visto cosa vale la sua parola. Se ne accorgerà. Mi faccia il piacere. Se ne accorgerà. Onorevole, e allora come la facciamo quest'Italia? Cosa? Ma basta! Ma via, via, signor Ernesto. Si tratta soltanto di una piccola correzione. No, caro, non me la fai più, non mi bravi più. Permette? Voglio vedere. Ecco fatto. Così, un momento solo, un momentino solo, lo tenga in prova. Lo tenga in prova. Permette? Voglio vedere una cosa. Così, così, fermo, eh? Allora, la facciamo l'Italia come la vuole questo signore? Obbedisco. Obbedisco, chi è? Onorevole, onorevole, siamo caduti. Oh. Però ci siamo rialzati, eh? Ah. Adesso a Roma stanno progettando un governo insieme ai socialisti. Venga al telefono, venga. Sì, permesso un momento perché... Vada, vada. Permesso, vada. Permesso. Vada, vada, vada. Trompettiere, fammi una cortesia. Non morire subito. Io vado. Torno e ti dirò l'Italia che si deve fare. Hai capito? A fra poco. Viva il governo di riappacificazione. E di concentrazione nazionale. Adesso bisogna cercare di convincere immediatamente... Garibaldi a cambiare la frase. Certo, è nato il governo popolare socialista. Le parole di Garibaldi sanciranno la continuità della tradizione risorgimentale. Onorevoli concentrati, il valoroso funzionario qui presente, sapete cosa vi dice? Fuori capotronco anticipati. Ah già, fuori capotronco anticipati. L'abbiamo promesso. E allora cosa... Viterbo. Oh, no. È no, bello. Lo so, Viterbo. No. È bello, Viterbo. No, no, bisogna salire, qualcosa di più. Vabbè, allora facciamo Massa Carrara. Massa Carrara? Non mi fregate. Massa Carrara sembrano due, ma è uno. Salire, salire, ascendere. Allora chieda lei. Chiedo io? Non diciamo che poi ho chiesto troppo. No, uffa. Uffa, lo vedi, già dicevo. No, fa così, ma poi... Azzardo, eh? Sì. Napoli. Quella là! Quella là! Napoli. Un po' troppo. Però. Napoli. 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 Che gioia. Napoli. Chi è? Cosa farà adesso, onorevole? Beh, io ho il mio lavoro di avvocato. E lei? Un posto di professore forse lo troverò. Ma scusate, che è successo? È successo quello che temevamo da tempo. L'Italia è diventata fascista. Fascista? Italia fascista. Vuole un passaggio sulla mia macchina, egregio avvocato? Con molto piacere, illustre professore. Caro mio, o si fa l'Italia fascista, o si muore.
voluto provare a suonare la carica. E la trombosi l'ha uccisa. La trombosi. La trombetta vorrà dire. Trombosi acuta. E già, acuto di trombetta. Essere o non essere fascista. Questo è il problema. Ignorare forse, morire di fame, oppure sfidare la cattiva fortuna e combattere le avversità. Ingegnere, mi hanno mandato questo. Lei, ingegnere, pardon. Voi, ingegnere, me ne fregate. E già. Perché ai vostri tempi, quando il vostro primo treno è partito, il partito non c'era. Ingegnere, sapete cosa dice la circolare? Mettere il distintivo, ma non dice dove. E allora io cosa faccio? Nell'attesa di chiarimenti al lupo, me lo metto in tasca. E chi si è visto, si è visto. Ingegnere, mosca, Scarsi sentimenti fascisti. Tale deplorazione costituisce una nota sfavorevole che peserà sulla vostra futura carriera. Il distintivo bisogna metterlo all'occhiello. Oh, ma dico io, se sulla giacca occhielli io non ne ho, dove lo metto? Voi vi lamentate troppo, signor capostazione. Un giorno o l'altro vi manderanno al confino. Magari, magari mi mandassero al confino. Io sceglierei il confino svizzero, capirai, orologi, cioccolata, svizzerotte, dico, eh. Ma il confino è un'isola deserta, dici? Non ci sono stazioni? E nemmeno treni. Oibò, e allora vuol dire che io resterò confinato a Piovarò, preferisco. Con fiducia continuò a leggere ogni bollettino di trasferimento. Antonio Laguaglia. Da Piovarolo a Rocca Imperiale. Mi hanno trasferito. Mi hanno trasferito. Mi hanno trasferito. Mi hanno trasferito. Peppa. Peppa. Mi hanno trasferito. Mi hanno trasferito a Rocca Imperiale. No. E finalmente gli giunse la circolare, che non era la solita circolare. Ingegnere, questa non è una circolare, è un attentato. Adesso in Italia ci tolgono anche l'ultima libertà che è rimasta all'uomo. La libertà dalle mogli. Gli scapoli marcheranno il passo. Ingegnere, bisogna coniugarsi, e subito. Mancano 2 mesi allo scatto. Mi conico. E con chi? Ingegnere, sa cosa dice ancora la circolare? Vuol sentire? La circolare dice: ogni 2 figli uno scatto. Ma sono pazzi, sono impazziti. Ingegnere mio, qui si appena appena il fisico mi regge. Fra 15 anni... io sarò capo compartimento. Ingegnere, sa cosa le dico? Che la prima donna che mi capita davanti me la sposo. Ecco di casa. Ingegnere, come l'ho detto, ho sbagliato. Io volevo dire la seconda donna che mi capita davanti. Chiaro? Ma sei certo, figliolo, d'essere maturo per questo passo? Padre, se questo passo io non lo passo adesso, io non faccio più un passo nella mia carriera, è chiaro? E vuoi un consiglio nella tua ricerca? E appunto mi sono rivolto a lei, caro padre, perché io non conosco nessuno, sono nuovo, non sono introdotto, ecco. Il nostro bravo sacristano ha già fatto questa esperienza, si è sposato a Piovarolo. È vero, Celestino? Veramente, padre, bisognerà avvertire il poveretto che qui non avrà molta scelta. Le migliori sono già sposate. Qualche rimanenza, sa? Ora che mi ricordo, ci sarebbe una brava ragazza. Ah sì, è vero, mi ricordo anch'io. Una ragazza veramente adatta per un funzionario come lei.
Brava, solerte, saggia. Ho capito, è strabica. No, è zoppa. Una cosa ci doveva essere, per forza. Comunque, figliolo, io saprò poi dirti se l'Eletta è una degna creatura. Affidati a Celestino. Ha un cuore d'oro e molta prudenza. Grazie, padre. Le bacio la mano. Allora, hai capito, Carlo? Sì. Tutte le donne nubili del paese glielo fate mettere in prima fila. Coraggio, guardi, senza farci vedere. Celestino, io sono un funzionario. Ho bisogno di una consorte, di una moglie, di una mogliera, va. A quella era proprio il raduno internazionale delle vacche. Su, stia di buon animo. Vedrà che quest'altra farà al caso suo. Ma questo è il cimitero. Sì, sì, sa come, signor capo. Celestino, ma dico, non mi vorrei mica coniugare con una becchina. No, no, è vedova. Non le dispiacerà, spero. No, anzi, tutt'altro. Per di qua. Venga, venga. Rita? Oh, buonasera. Permetti, il signor Antonio Laguaglia, il capostazione. Condoglianze, signora. Le dispiace se ho pregato Celestino di condurla qua? No, tutt'altro. È un bel posticino, accogliente, intimo, grazioso. Volevo farla conoscere a Luca. Con molto piacere. Dove sta questo Luca? È lui. Ah. Il defunto? Mio marito. Me l'ha fatto giurare in punto di morte. Se ti risposi, portamelo a far vedere. Ti piace? È un bravo uomo, sai. Che? Vuoi sapere cosa fa? Il capostazione. È vero, il capostazione? Sì, sì. Signor Luca, il capostazione. E si chiama Antonio Lomerlo. Prego, signora, la guaglia. Signor Luca, Antonio Laguaglia, fu calogero. Un nome romantico, leggero, aereo. Era tanto geloso, sapesse? Sì, Invece scommetto che a Mario non gliene importa niente. E chi è Mario, scusi? Il primo marito. Ah. Non mi voleva molto bene. Quando è morto era arrabbiatissimo con me. E perché? Perché sono stata io ad attaccargli il tifo. Beh, in fondo, povero Mario, non aveva mica tutti i torti. Col tifo non si scherza, signora. No, non dico questo. Scusate, ho detto questi fiori a Giuseppe e ho finito. E Giuseppe gli sarebbe? Mio marito mugnaio. Però. Così che lei ha avuto tre mariti? Sì, Mario, Giuseppe e Luca. E li tiene tutti e tre insieme qui? Cosa vuole? La tomba è tanto grande. Vedo. E anzi, vede, c'è ancora un posto vuoto. Già, è vero. Uno, due, tre e c'è un posto vuoto. A proposito, dimenticavo, a momento c'è il treno. Ci vediamo un'altra volta, eh? Arrivederci, a momento c'è il treno. Arrivederci, a momento ce l'ho. Ma allora, quando ci vediamo? Il 2 novembre! Allora, ripetiamo. B e A. Ma. B e E. D e I. Sì. Avanti. In piedi, ragazzi. Saluto. Bravi, Bacchiotti. Seduti. Sono venuto per parlarvi un momento in privato. Bene. Tu guarda i tuoi compagni, eh? Ditemi. È una cosa molto delicata. Mi hanno scritto da un provveditorato. Sul conto mio? Sì. E insomma, da ricerche che sono state fatte, si è scoperto che vostro padre... E io che c'entro? Posso documentare? Ah, sì, lo so benissimo. E anche al provveditorato lo so. La mia fede provata varrà pur qualcosa. Oh, certo, senz'altro. Soltanto che se riusciste a cancellare definitivamente tutta la cosa... Voi mi capite? Cambiando nome, sposandovi. Ah, qui a Piovarolo? Beh, qui a Rocca Imperiale. Io, se fossi celibe... Certo che per voi ci vuole qualcuno
con una posizione un po' elevata e celibe. E di celibe qui a Rocca Imperiale chi c'è? Il prete. Lasciate fare a me. Penserò io. È nel vostro interesse. Grazie. Arrivedervi. Signora, mancano solo 15 giorni. Ed io in 15 giorni dovrei trovare moglie, cacciare le carte e sposarmi. È impossibile. Umanamente impossibile. Non c'è il tempo materiale. Capito? Ingegnere, mi guardi. Mi guardi bene in faccia. Io sono un funzionario rovinato. Rovinato! Permesso? Chi è? Desidera. Posso entrare, mio signore? Veramente vi è dato l'ingresso alle persone strane. Oh, io sono proprio una persona estranea. Un minutino solo. Vabbè, in linea eccezionale. Si accomodi, venga. Per questa volta, in linea eccezionale. Si accomodi. Desidera, si accomodi. Dica. E questo è il suo ufficio? Per l'appunto. Com'è carino qui. Beh, sì, abbastanza accogliente. Oh, prego. Grazie. Questo è il suo tavolo di lavoro? Il mio tavolo di lavoro. Si vede che manca la mano di una donna. Perché? Non ci sono fiori sul tavolo. Già. Che sciocchi siamo stati a tormentarci così. Capo, ma non se parte. Un momento. Ciao. Ciao. Quanto tempo abbiamo perduto inutilmente. Oramai acqua passata. Pensavo che sposandomi avrei fatto anche il viaggio di nozze. Va bene, caro, non ti arrabbiare. Pazienza, ci vuole pazienza. L'essenziale è che ci siamo sposati. Del resto, che cos'è un viaggio di nozze? È un treno fra due camere da letto. Invece avesse noi abbiamo una camera da letto fra due treni. È chiaro. Non ti arrabbiare. Vieni qua. Organizziamoci. Organizziamoci. Sara, siediti. Sara, dunque. Stiamo a sentire, eh? Tra il diretto delle 19.45 e quello delle 19.56 consumiamo la cena. E poi? Poi abbiamo 12 minuti per arrivare alla torta e fare un brindisi. E poi? Indi abbiamo l'accelerato delle 20.08. E poi? Poi dopo 4 minuti che siamo andati a Nanna, devo scendere per il passaggio del rapido delle 20.12. E poi? E poi torno subito, fino al merci delle 20.21. E poi? E poi 3 minuti qua. 4 minuti là, 5 minuti là, il tempo di darci un bacino. E poi? E poi, e poi, e poi, un accidente a te, a me, alla ferrovia, a Piovarola, ai binari, ai treni, fino alle 7.32 di domani mattina che cominci il passaggio del treno popolare. Quindi, per ora, non ce la vado. Indigeni e ai forestieri. Buongiorno, capo. Buongiorno. Miei cari villici, questi cominciano con la FF e finiscono con la SS. Avete sentito le ultime novità? No. No? No? Ve le dico io. Pare che la Germania voglia fare la guerra all'Inghilterra e alla Francia. E in questi ultimi tempi non si parla che di guerre. Che ne dice, capo? Io penso che le guerre sono necessarie per il benessere dei popoli.
In che senso? È chiarissimo. Certi uomini politici di certe nazioni, appena vanno al potere, per rendersi benemeriti della loro patria, cominciano a preoccuparsi delle condizioni sociali e finanziarie del loro paese. E dicono, le condizioni del nostro popolo sono disagiate, c'è disoccupazione, c'è miseria, c'è fame. E allora cosa fanno? Si riuniscono in 4-5 e sempre per il benessere dei loro popoli decidono di fare la guerra. E se ne perdono poi. Sciocchezze, sciocchezze. Grazie. Un amico mio, sapete come diceva? Pinzellacchere. Ci sono altri uomini politici nuovi che, preoccupati per il disagio della guerra perduta, sapete cosa fanno? Si riuniscono ancora una volta in 4-5 e sempre per il benessere del popolo decidono di fare un'altra guerra. Speriamo che non tocchi a noi. Amico mio, a noi questa volta non ci tocca. Semmai ci sarà il conflitto, noi resteremo fuori. Saremo neutrali, faremo un sacco di soldi. Neutrali come la Svizzera. Amici miei, noi siamo furbi. E poi, la Francia, l'Inghilterra, la Germania, a noi ci vogliono un sacco di bene. Date retta a me, ve lo dice il vostro capostazione. Taci! Il nemico ci ascolta. Oh. Antonio. Che c'è? Mi è venuta una voglia. A che? Mi è venuta una voglia. Ma ti sembra questo loro di farsi venire voglia? Ma non sono io che voglio l'abbacchio con le patate, è lui. Ma dico sei pazza. Ma dico ti sei ammattita. Ma ti sembra una cosa da dare a una ragazzina che ancora deve nascere? L'abbacchio con le patate che è pesante si mette sullo stomaco. Niente abbacchi, niente patate. Si torna. Va bene, se poi nasce con la voglia d'abbacchio con le patate, è colpa tua, ricordatelo. Oh. Ma ti dico io, ti dico io. Ti sembra una voglia da farsi venire a quest'ora di questi tempi? Eh? Te fosse venuta che so io, una voglia di zuppa di verdura, di vecchiatina. Va bene, l'abbacchio. Dove lo trovi io l'abbacchio a quest'ora? Ma il segretario l'ha trovato. Sono passata sotto la sua finestra in piazza e ho sentito l'odore. Tu non sei meno importante di lui. È che non sai farti valere. Ma quello il segretario è un gerarca, quindi è ovvio che trova tutto. Capisci? Beh, adesso si torna. Avanti. Ti prometto che appena finisce la guerra gli comprerò un abbacchio alto così, quando è un cavallo. E va bene. Però se nasce con la voglia d'abbacchio con le patate, è colpa tua. Ricordatelo! Dimmi un po', questo abbacchio come lo vuoi? Arrosti, umido con le patate o alla cacciatora? Come? L'abbacchio come lo vuoi? Arrosti, umido con le patate o alla cacciatora? Alla cacciatora. Alla cacciatora. Te lo vado a cercare. C'entra. Quando uno è camerata sempre, no? Oh. Che cosa vi è successo? Indovinate un po'. Ma cosa volete che indovini? Lo sapevo che non potevate indovinare. Mia moglie aspetta un bambino. E le è venuta la voglia dell'abbacchio. No. E io che ci posso fare? Come che ci posso fare? La colpa è vostra. Eh sì, perché voi questa mattina avete cucinato abbacchio. Mia moglie è passata sotto casa, ha sentito l'odore. Ma cosa state dicendo? Sono 2 anni che non mangio abbacchio io. Lo so che voi dovete dare l'esempio. Ma io sono una persona seria, non parlo. Eh? Eh?
Me lo date questo pezzettino d'abbacchio? Vi sto dicendo, sono 2 anni che non lo vedo. Lo capisco benissimo, ma le volte sa se fosse rimasto un pezzettino di 2 anni fa. Camerata, siamo in guerra, non è il caso di scherzare. È un funzionario come voi, un capostazione, non deve neanche permettere a sua moglie di avere certe voglie. Lo so, ma sa. E mi meraviglio che siate venuto da me e sapete chi sono a chiedermi se ho mangiato dell'abbacchio. Ma lo sapete che chi mangia abbacchio oggi commette un atto di sabotaggio verso la patria in armi? Un crimine, un atto di alto tradimento. Andate dunque e dite a vostra moglie che certe ideologie possono turbare la vostra mente di valoroso funzionario e farvi incorrere in sanzioni gravi, tanto più gravi in quanto dettate dalla totalitaria indignazione popolare. A noi? Che cosa? A noi? Ah sì, a noi. Lo sto preparando. Ai. Vicino caro, parliamoci un po' da persona a persona. Tu sei nato a Piovarolo. Piovarolo è l'ultimo paese del mondo, un paese disgraziato. Qui la trippa non te la dà nessuno. Chi ci cambia a fare? Io non ti faccio soffrire. È questione di un minuto, ma nemmeno un secondo. Un secondo solo. Eh? E così riposerai in pace. Sarai tranquillo. Che c'è? Vieni su. Buonasera. Buonasera. Cavaliere si è addormentato e così sono potuta venire. Le ha mangiato tanto di abbacchio. Gli hanno portato un pezzo per la signora. E il cavaliere aveva il coraggio di dire che erano 2 anni che non ne mangiava. Per carità, non gli dica niente, se no mi scaccia. Antonio! Eccomi! Stai tranquilla, non dirò niente. Grazie. Sarò muto come un pesce. Stai tranquilla. Ciao, pupa. Ciao. Grazie, eh. Eccomi! Allegro, micino. È uscito l'amnestia. Sei stato graziato. Ma grazie. Ma grazie. Antonio! È già pronto? Prontissimo! Come, già cotto? Era tenero come un burro. Come? Era tenero come un burro. Lo duro non c'è male, eh? Le posate. Eccolo. Figlia d'un cane! Brutto ladro schifoso! Lasciala! Era di mio figlio, disgraziato. Era di mio figlio! Povero figlio mio, senza bagno. Col ritorno della libertà e della democrazia, anche Piovarolo tornò alla sua antica grandezza, riconquistando il diritto al vecchio nome così ricco di storia. Storia a cui Antonio La Quaglia continuò a partecipare, suo malgrado. Noi ci siamo già conosciuti, eh? Ma scusi, lei non era il segretario dell'onorevole De Fazio? Come quella volta venne qui a Piovarolo, ci ricordo, buttò via la borsa e raggiunse quel treno. Non mi ricordo. Non si ricorda? E non è il solo. Di mossa in mossa, di scacco in scacco, Antonio La Quaglia continuò la sua interminabile partita. Le stagioni si susseguirono alle stagioni, gli anni sono passati, i treni sono diventati più veloci. E Antonio La Quaglia
è ancora qui. Lo hanno dimenticato. E i suoi problemi sono cresciuti come i funghi sotto la pioggia. La figlia non gli era nata con la voglia d'abbacchio, ma con 100 altre voglie di ben diversa natura e piuttosto difficili da soddisfare a Piovarolo. Signorina, vuole l'ombrello? Ho bisogno di questa pioggia, pulisce dentro. Ma questa è acqua. Lei queste cose non le può capire. C'è posta? Ah, sì. Una raccomandata per te. Oh, ma non ho risposto. Ancora qui, lei? Porta ta stringi a me, sento profumo da bocca tua che dà, la primavera cambria tuo cuore. Smanie che va sa questo l'amore, capi le seta occhi e velluto tu, si abita mia tu si l'amore, tu sulla mente tu. Ma lo vuoi finire, sì o no? Oh! Mariuccia, vieni qua! Vengo, mamma! Ma smania te basà, questo l'amore. Un giorno o l'altro, quel grammofono lo gente sotto il treno, capito? Ma povera figlia, con i divertimenti che ha qui a Piovarolo. Sì. Avanti, fammi vedere. Tanto non lo metto, ma almeno provalo. Che mi importa con questi quattro cafoni che stanno qui? Però, se non fossi una donna... Tu, alzati. Che devo fare?
Proviamo sto vestito. Alzati. Ma che sei pazzo? Alzati, levati la giacca. Ma dico, ma scherziamo? Su, levati la giacca. Ma io non ne posso più. Ma che bene. Su. Mi sono preso la serie, entra qualcuno a tempo, fai presto. Entra in fuori. Ecco qua. Ancora? Più di questo non ne ho, figlia mia. Arrangiati. Tieni questa così. Ma guardate un po' la mia età. Io voglio andare via, non voglio più rimanere qui. No, non ti do torto, figlia mia. Ai! Oh, madonna mia, donna mia, ragione io. Questo è un posto fedente, lo so, è pacifico e fuori discussione. Ma finché non mi trasferiscono, bisogna aspettare! Sì, campa, cavallo mio, che l'erba cresce. Io non so se l'erba campa e il cavallo cresce, ma bisogna aver fiducia. E poi tu, quando mi facci? Si fa presto a dire vado via. Dove vai? Io ho una carriera mia già aperta. Ah, sì? Sì. E quale? Il cinema. Sì, il cinema, ma, il cinema. Ma non dite fesserie! Sì, il cinema, mo! È giovane, non deve fare la fine di sua madre. Perché tu che fine hai fatto? Antonio, non mi provocare! Parla, che fine hai fatto? Non farmi parlare! Io ti provoco e ti autorizzo, parla, parla! Ho sposato un imbelle, un inetto, un fallito. Vabbè. Un disgraziato che mi ha portato a vivere in una tomba d'acqua. Un giorno o l'altro, fra l'umidità e la noia, farò la muffa. No, questo no. La muffa, fra voi due, la sto facendo io! Ma vergognati piuttosto! Sì, vergognati, papà! Tu sta zitto! E se lei vuole andare via, ha ragione, giovane! È giusto. Ma quale occasione ho mai avuto io? Quale occasione? Ho fatto tutto quello che potevo! Ma appunto! Telefono. State zitto. Pronto? Come? Il treno 427 diventa speciale. E perché? Chi? Il ministro delle comunicazioni. Il ministro delle comunicazioni passa da... Sua eccellenza! Passa da qua il ministro delle comunicazioni! Avete sentito? Il ministro delle comunicazioni passa da qua! La montagna di Pizzolungo, Frana. Pizzolungo? Sì, Pizzolungo, al terzo chilometro sulla linea. E tu come lo sai? Il figlio del mugnaio, poveretto, a momenti ci restava sotto. È vivo per miracolo. Santo cielo, come si fa? Capo, io devo andare, ho la farmacia sola. Buonasera. Come si fa? Il 427 passa a momenti. C'è il ministro sopra! Bisogna fermare il treno! Come si fa questa... Donne, guardatemi. Questa frana è caduta come il calcio sui maccheroni. Questa è la volta che piglio due piccioni con una frana sola. Prima di tutto ho il piacere di fermare finalmente il 427. Poscia di salvare la vita dei viaggiatori in generale e quella di Sua Eccellenza in particolare. E Sua Eccellenza il Ministro, di fronte a un eroico gesto, non esiterà un istante a concedermi lo scatto. Sarà a Milano, sarà a Torino, Genova, Firenze, Bologna, Pisa, non lo so. Comunque, donne, preparate le valigie, perché da questo momento io, la guaglia, Sua Eccellenza, ce l'ho in pugno. Per questa occasione ci vuole la divisa vecchia, quella classica. Vi farò vedere chi è la guaglia. Antonio. Beppa! 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 Prepari i pedardi! Vi farò vedere chi è la guaglia! Se si guaglia! Peppa! Volesse il cielo che questa fosse la volta buona! Peppa! Eccomi! Sbrigati! Capo, i pedardi! Vai al tuo posto e mi aiuti il passaggio a livello, subito! Porca miseria! Un calcolo simile in così poco spazio di tempo. Oibò! Dunque, il treno deve fermare qua. Non un metro più, non un metro meno. Vediamo un po'. 7 per 8, 56, porta 4, 9, 9, 2, passiamo come cifre. 4, 4, 4, 8, 8, meno 2, 6, 6 per 6, 36. 6 o non 6, a noi! La matematica non è un'opinione. Dunque, vediamo. Uno lo mettiamo qua. Un altro qua. Un altro qua. Qua. Pum! Un altro qua. E l'ultimo lo piazziamo qua. Il capostazione di Milano mi fa ridere. È qui che lo voglio vedere. Pochi mezzi, pochi uomini. Treno, se pensi al tuo carico di vite umane e che tutto dipende da me, eccoci, due dietro di fronte, da uomo a uomo, occhi negli occhi. Sono 20 anni che mi fai ballare.
Ora basta! 427! A noi due! Ma che è successo? Ah. Bravo, superbo! Magnifica manovra, manovra scientifica! Giovanotto, la proporrò per un encomio! Bravo! Vengo! Ma insomma, capo! Giovarolo! Che è successo? Una frana! Giovarolo! Una frana enorme quando una frana! Ma scusi, che frana? Una frana, ma non abbia paura! Ma allora non c'è da aver paura! Ma non c'è paura! Cosa vuole? Una montagna di crediti che cade sui binari? Non c'è da aver paura! Stia tranquillo, non si agiti. Siamo con noi, siamo addetti apposta per questo. Allora è interrotto. E si capisce, sono 20 metri di tubo. E non si può rimuovere. E come si rimuovono così 30 metri? Lei ha detto 20 metri. 20, 30, 40, 50, Giovanotto, cosa ne possiamo sapere? Può essere anche un cataclisma, no? Sai queste montagne come sono fatte? Piovarolo? Piovarolo? Capo. Dica. Sono un funzionario di servizio. Perché ha fermato il treno? Permette? La guaglia. Ah, per una guaglia mi fermo un treno. Ma cosa ha capito? La guaglia è il mio nome. Io mi chiamo Antonio La Guaglia. Ah. Ho fermato il treno in base all'articolo 22 del nostro regolamento circolazione treni. Una frana sui binari di 500 tonnellate. Dove? Dove? Terzo chilometro a sinistra. Hai seguito il sopralluogo? Non ancora, perché la frana è caduta proprio adesso. Calda calda. Come si suol dire frana di giornata? Come l'ha saputo lei? L'ho saputo da un testimone oculare. Il figlio del mugnaio, poveretto, ci stava rimanendo sotto. È vivo per miracolo. Bisogna partire sul celere. Un momento. Qui nella stazione comando io. Questo è compito mio. Lei è un funzionario? Tenga e aspetti. Ha capito? Signor Ministro? Eh? Eccellenza. Avanti. Permette? Sono il capostazione. La guaglia. Ah, già, ho sentito dire che ha dato una guaglia sotto il treno. È morto? Eccellenza, lei sta equivocando. La guaglia sono io. Ah, meno male, non si è fatto niente. Allora perché ci siamo fermati? Veniva appunto eccellenza a comunicarle che sulla linea a terzo chilometro è caduta una frana. Ma dove siamo qui? A Piovarolo, eccellenza. Non è una stazione di grande importanza, anzi è indegna di lei. Ma io ci sto da tutta la vita, purtroppo. Veda, eccellenza, una stazione piccola che sia è un giocattolo di grande responsabilità. E il capostazione... Se lei sapesse, eccellenza. Il senso di responsabilità dei piccoli capostazioni sommati formano la sicurezza della rete. Mi compiaccio. Troppo buona, eccellenza. Ma non mi ha detto ancora dove siamo. Gliel'ho già detto, eccellenza, Piovarolo. Ah, e perché ci siamo fermati? Merito mio. La preziosissima vita di vostra eccellenza. Oh, tutta al servizio del paese. Ho applicato l'articolo 22. Eh? Ho applicato l'articolo 22. Ah, mi compiaccio. Ho messo in opera tutti gli accorgimenti. Assente di petardi. Che petardi, eh? E le luci rosse, i segnali. Vi ha visto, eccellenza, i segnali? Ah, già. Già i segnali. Interessante. È uno spettacolo. Ma non mi ha ancora detto perché ci siamo fermati qui. La frana, eccellenza, la frana. Ah, già, la frana che ha investito la Fagiana. Prego, la guaglia. La guaglia. Comunque la guaglia sono io. E allora ci siamo fermati a Zagarolo. No? Dove ci siamo fermati? Adesso veramente non mi ricordo. Piovarolo, eccellenza, mi sono confuso, scusi. Se l'eccellenza vostra permette, non dovrebbe disdegnare di conoscere il funzionamento dei congegni della mia umile stazione. L'eccellenza della rete ferroviaria è lei. No. E come no? No, permetta. Ma lei, eccellenza. Io dico l'eccellenza della rete ferroviaria è il segno della civiltà di un paese. Osserverò volentieri questi umili congegni dai quali tanto dipende. Tanto. Già, tanto. Tanto. Il pastrano, per favore. Allora, eccellenza, mi onora. Eccomi. Avete i miei consigli? Certo.
La precedo, eccellenza. La faccio strada. Venga. Da questa parte. Permesso? Permesso? Svelta, Mariuccia, svelta. Dobbiamo fare buona figura con sua eccellenza, ne va del nostro avvenire. Finalmente ce ne andremo da questo stramaledetto paese. Tutto a posto, sì. Senti, stanno arrivando. Sì. Ma non ti levi il grembiule, ma... No, io non mi faccio vedere. Ingegnere, mi raccomando a te. Eccellenza, si accomodi. Ecco qua. Prego. Mi vuole onorare? Oh, aspetti, scusi. S'accomodi, eccellenza, s'accomodi. Mio tavolo da lavoro. Eccellenza, veda, un uomo, un padre, anche se capostazione, aspira, dico bene. È il naturale diritto di ogni buon cittadino. Eccellenza, 35 anni di servizio, ha capito? Fra treni, binari, scampi, telegrafo, telefono, lumi, segnalazioni, e sempre sotto la pioggia. Perché qui, a Pioverolo, piove sempre. Eccellenza, io vorrei, come si suol dire, un posto al sole. Come si soleva dire. Pardon, ma mi crede, eccellenza, io sono un sincero democratico. E oggi, evitando un disastro, mi sono fatto un merito. Certo. Vuoi visitare, eccellenza? Con piacere, s'accomoda. Questo è il telefono. Il telefono? Ecco il funzionamento. Le bandiere? Rosso e verde. E il bianco? Il bianco non c'entra. Ah, non è la bandiera nazionale. Credi i segnali. Già. Verde via libera, rosso stop. Questo è il telegrafo, il mio fedele compagno. Stia a vedere. Sai cosa ho detto? No. Viva sua eccellenza! Grazie. E lo ripeto. Da questa parte, come vede, eccellenza, abbiamo il banco di manovra. Veramente interessante. E di seconda mano, ma io a Pioverolo non potevo sperare di meglio. Se sua eccellenza vuole onorarmi... Come funziona? Semplicissimo. Guardi, si dirige una lega, così. Ma non esce niente. Non vorrà mica che escono le monetine, eccellenza. Ah. È il banco di manovra. Già. E funzionano tutti? Tutti. No, unità, eccellenza. Direttissimo di Genova, le avrò mandato a Domodossola così. Ah sì? E già da Genova? Domodossola. Però, devo dire che queste stazioni sono veramente un complesso di ordigni tecnici molto interessanti, molto. Esatto, sagge parole, eccellenza. E allora, ci pensa il povero Laguaglia? Ah, poveraccio, quello morto sotto la frana. Ma no, eccellenza, Laguaglia sono io. Ah, già, mi compiaccio. Grazie. Dello scampato pericolo. Grazie. Eccellenza, in fondo, che cosa c'è? Una promozione. Un posto al sole? Già, un posto al sole. Un trasferimento in un centro dove io posso finalmente farmi valere. Qui sono stato seppellito vivo. E poi non è tanto per me, è per la mia bambina. Mariuccia ha bisogno di educazione. Certo, certo, certo. Io sono particolarmente sensibile ai problemi della gioventù. A proposito, ha figli lei? Eccellenza. Eccellenza, questa è mia figlia. Piacere. A questa sola? Signor sì. Mi compiaccio. Grazie, eccellenza. Eccellenza, allora, ritornato sul discorso di prima, posso sperare? Speri, speri. Oddio, non sarà a Milano, Torino, Genova, Firenze e Bologna. No, alle volte, chi lo sa, una parola sua può tutto. Vedremo, vedremo. Certo, si farà qualcosa per lei. Grazie, eccellenza. Ha sentito cosa ha detto il ministro? Che si farà qualche cosa per me? Aveva ragione tuo padre. Ringrazialo. Grazie, eccellenza. Di che? Di quello che farà per mio padre. Cosa farò? Ah, sì, vedremo, vedremo. Eccellenza, bisogna di qualche cosa? No. Una bottiglia d'acqua minerale, un cestino da viaggio? Uno, due spaghetti. Fai fare due spaghetti, sulla eccellenza, subito. Grazie, fuori i pasti non bevo mai. Come non detto, eccellenza. Permesso, eccellenza. Caruccia, sua moglie. Prego, eccellenza. E mia figlia. Appunto. Avanti. Scusi, eccellenza, mi permette? Prego, prego. Che carino. Ah, che... Ah, grazioso. Grazioso.
Si vende qui? Eccellenza, no, questa è la palette per le partenze, per dare la partenza al serio. Ah già, via libera. Sì, posso pregare il capostazione di accompagnarmi sul posto della frana? Qui, perché c'è una frana. Eccellenza, quella di prima. Alla solita. Eh già. Ah, meno male. Allora, se permette... Vengo anch'io. Dire anche lei, ma per lui è un onore. Sua eccellenza sul luogo del disastro. Segue, eccellenza. Attenzione, attenzione. Angusta questa stazione. Venga, venga, eccellenza. Eccoci, questo è il terzo chilometro. E la frana? Quale frana? Quella per cui ci siamo fermati. Ah già, e la frana dov'è? Stava qua, Pasqua. La frana dove sta? Qui stava. Sta a vedere che si sono fregate la frana. Per quale fine lei ha inventato la frana? E perché ha fermato il treno e sua eccellenza? Nessun fine. Io l'ho saputo dal farmacista, che è una persona seria, il quale a sua volta ha saputo che Pasquale qui presente è proprio colui scampato all'investimento franitico. Eccola qui la frana! E questo ciottolo lei lo chiama una frana? Eccellenza, bisogna accontentarsi. È tutto il proporzionato nella vita. Questo è un piccolo paese. Piccolo paese, piccola frana. Paese che vai, frana che trovi. Abbia pazienza. Se lei voleva una frana appenninica, doveva andare sulle Alpi. Forse si tratta di un eccesso di prudenza. Sì. Comunque, la prudenza non è mai troppa. Mai troppa. Grazie. Ha sentito, Sua Eccellenza? Mi ha dato ragione. In carrozza? Eccellenza, nella nuova destinazione che vorrà segnarmi, porterò il ricordo di questa memorabile notte. Via! Non può partire! Perché? C'è segnale di via impedita! Eccellenza, cosa mi ha fatto lei? Mi ha lasciato il segnale rosso. Oh! Beh, adesso rimedio subito, eh? Bene, bene, bene. Le sue note di servizio sono pessime. Beh, non dico di promuoverlo, ma di muoverlo. Sarebbe sempre un premio. E invece bisogna punirlo, avendo fermato un treno senza motivi specifici. Perché mi creda, eccellenza, la storia della frana è tutta una sua invenzione. Sono 30 anni che al ministero piovono rapporti sfavorevoli sull'attività di questo funzionario. Strano, mi sembra una capostazione così zelante. Mi pare impossibile che abbia inventato tutta questa storia. Io sono sicurissimo, invece. Sapendo che lei viaggiava su questo treno e volendo parlare direttamente con lei, ha combinato tutto questo pasticcio. Bisogna punirlo severamente, eccellenza. Ne vedremo, vedrò, si vedrà. Eccellenza, tutto fatto. Buon viaggio. Buon viaggio. Grazie e buona permanenza. Aspetto fiducioso, Sarà per poco, eh? Aspetti, aspetti. Grazie e buon viaggio. Via! Sarò costretto a fare rapporto su questo grave arbitrio, eccellenza. Beh, se lo trova giusto, lo faccia pure. È fatta! È fatta! Finalmente! Esulta, figlia mia! Addio, Piovarolo! Addio, stazione fetente! E per te forse ci sarà una grande metropoli. Vedi, per gli onesti c'è sempre un premio, specie per chi, come me, ha speso la propria vita a servire con fedeltà. Sì. Altro che trasferimento. Quello da Piovarolo non lo sposta più nessuno. Bene. Bene. Che brava persona per eccellenza, eh? Ti, te lo meriti.